bentornati al canale, come sempre Giù di Muscola Vita. Vi avevo promesso un Q&A per lo speciale 10.000 iscritti su Instagram. Mi avete riempito di domande e quindi oggi firmo il Q&A. Spero vi piace anche la postazione, ho provato a farla un po' più carina. Boh, vediamo come va. Prima domanda di Caxby, penso sia una presa in giro di Gatsby. Secondo te è possibile bruciare il grasso senza effettivamente perdere peso dalla bilancia? Ottima domanda, questo vuol dire ricomposizione fisica, ricomposizione corporea, ovvero il peso rimane più o meno stabile e tu diminuisci la massa grassa e aumenti la massa muscolare magra. Non si può fare sempre, si può fare in determinate situazioni, ad esempio se siete principiante si può fare, basta che impostate calorie in deficit, iniziate ad andare in palestra e dato che è uno stimolo nuovo i vostri muscoli cresceranno anche se in realtà state dando al vostro corpo meno energia di quanto ne richiede e quindi state in deficit calorico. Quindi in teoria bruciate grassi e aumentate la massa muscolare, di poco non è ottimizzato, però di poco si può fare. Secondo, se vi siete allenati tanto in passato, magari vi siete fermati per un infortunio, si chiama muscle memory, ovvero è molto più difficile costruire la massa muscolare la prima volta da zero rispetto a costruire una massa muscolare che avevate già costruito in precedenza. Quindi se voi vi siete fermati per un infortunio, una volta che riprendete, stessa cosa, siete in deficit calorico, però ristimolate i muscoli in palestra e in teoria riuscite a fare entrambe le cose. Ci sono anche alcuni che dicono che si può comunque fare, basta che state in lieve deficit calorico nel totale della settimana, con alcuni giorni dove mangiate un pochino di più, magari giorni di allenamento, e un po' di giorni in cui mangiate un pochino di meno. Quindi fate dei giorni di deficit, dei giorni di surplus, il totale della settimana è poco in deficit calorico e riuscirete a fare entrambe le cose. Comunque è un processo lento, non lo consiglio praticamente a nessuno, perché dovete veramente stare molto attenti a monitorare perfettamente calorie e macronutrienti. È un pochino, come dire, limitante rispetto al vostro stile di vita, quindi io consiglio, se siete lifter, avete già fatto un po' di palestra, non siete più principianti, semplicemente fate un po' di cicli di lean bulk, quindi di presa di massa, e poi fate dei cicli più brevi di definizione. Magari se avete tanto da perdere fate 1-2 mesi di definizione, e invece se no potete inserire dei mini cut da anche solo 14 giorni nelle vostre varie fasi di presa di massa. In questo modo il peso più o meno rimane stabile e voi intanto aumentate la massa muscolare. Leonardo Mugnai chiede: ti piacerebbe concentrare la tua vita esclusivamente sulla palestra, dedicandoci 365 giorni l'anno, oppure vuoi lasciarla complementare alle tue altre passioni e allo studio? Continua così che sei grande. Grazie mille, grandissimo. Allora, ottima domanda. La palestra ormai per me è diventata, come dire, non mi devo più sforzare ad andare in palestra, è diventata un'abitudine, e quando diventa un'abitudine vuol dire che effettivamente l'hai integrato nel tuo stile di vita e fa parte di quello che devi fare tu. Quindi la palestra continuerò sempre a farlo, penso anche fino a quando magari avrò 80 anni, comunque penso di rimanere attivo e sportivo perché lo sport mi fa sentire benissimo. Detto questo, è vero che c'è tanta gente, soprattutto nel mondo fitness italiano, che c'è questa competizione, questa rivalità tra tutta la gente, a chi è più grosso, chi è più definito, a chi, che ne so, compra follower, chi non compra follower, chi lo fa bene, chi non lo fa bene. C'è un sacco di questa rivalità e dà un aspetto negativo alla palestra. E secondo me, se voi vi concentrate e avete solamente la palestra, solamente come unica cosa che fate al giorno, la palestra non è nemmeno tanto sano, perché dobbiamo essere bilanciati, dobbiamo vivere una vita bilanciata. La palestra arricchisce tutto, ma secondo me è sempre bene avere altre cose. Se voi vedete me, è vero che davanti alla telecamera io mostro semplicemente e quasi esclusivamente la palestra, però magari nei miei vlog capite che non faccio solo quello, sono studente di ingegneria meccanica, sto provando a costruire questo business qua su YouTube, su Instagram, ho altre passioni, la fotografia, mi sto innamorando della fotografia e veramente vorrei portarvi molti più contenuti anche su quello, videografia, foto, eccetera, eccetera. Quindi mi piacerebbe sì fare questo esclusivamente, però non penso nemmeno che la palestra sia una cosa basta, cioè solo la palestra, perché sennò veramente è una vita abbastanza bidimensionale, quindi a 2D non hai anche magari tanta profondità. Un'altra cosa importante è leggere i libri, come vedete lì, per self development, capire veramente cosa volete nella vita voi, chi siete, che fate qua in questo mondo, eccetera eccetera. Quindi penso che la palestra possa arricchire, ma assolutamente se dovessi scegliere palestra e altro, sceglierei avere tante altre cose nella vita. Domenico Almond: caffeina nel post workout ha effetti negativi? Allora, non penso che siano state delle ricerche scientifiche su di questo. Sicuramente caffeina pre-workout aiuta un sacco la performance, stato dimostrato, anche se consumi, mi sembra intorno ai 300-400, era in base ai grammi, l'avevo fatto per me, 300-400 mg di caffeina,
pre-workout, magari mezz'ora prima, in realtà la performance aumenta tanto, penso perché siete molto più focalizzati. Nel post-workout ha effetti negativi? No. Quello che faccio io però è che se consumo la caffeina troppo in ritardo, troppo dopo nella giornata, non dormo bene e dormire è veramente essenziale se volete bruciare i grassi e aumentare la massa muscolare. Per entrambe le cose è importantissimo perché è quando il vostro corpo si risetta, quindi dovreste provare comunque a dormire almeno 6-7 ore, ma 8 di solito sono quelle raccomandate. E quindi se io consumo la caffeina e mi limito a consumarla entro mezzogiorno, sto a posto e dormo benissimo. Se la consumo dopo, specialmente dopo un workout, magari che ho fatto più tardi nella giornata, rischia che non dormo bene. Quindi questo è semplicemente esperienza personale, non penso ci siano delle ricerche su di questo. About Andrea chiede: come riscaldarsi per allenamenti multifrequenza? Quindi ad esempio per un giorno con full body. Ottima domanda, quello che faccio io lo faccio se sia un full body che non un full body. Nei primi 2 o 3 esercizi mi riscaldo facendo delle serie di riscaldamento in cui non inizio subito col peso massimo, ma faccio ad esempio prima sul bilanciere, utilizzo solo la barra, faccio che ne so 12-15 ripetizioni, poi aggiungo magari 20 kg a lato, faccio un altro po', 5, 6, 7 ripetizioni. Quindi l'importante è riscaldarsi piano piano aumentando il carico verso il carico che utilizzerete per il vostro primo set, la vostra prima serie importante, vera e propria. L'importante appunto è riscaldarsi, quindi dovete sentirvi riscaldati. Vi posso dire, fate solo 2 set, ma magari non siete riscaldati dopo 2 set. Quindi vedete voi in pratica, mentre per gli esercizi dopo non è importante, dovreste già essere belli riscaldati. La cosa fondamentale è che non vi stancate, è riscaldamento, non è stancamento. Quindi è riscaldamento. Potete fare anche 10 minuti di corsa, ma non dovete fare 10 minuti di sprint in cui finite e state mezzi morti, ok? È riscaldamento. Poi inizia la palestra vera e propria. Vito Campanaro chiede: dato che non posso assumere dei prodotti MyProtein prima e dopo l'allenamento perché stando all'università non torno a casa, mi consigli di assumerli solo prima o solo dopo il workout? Quindi presumo questo sia: se voi avete un budget limitato e potete fare o il pasto pre-workout o il pasto post-workout, che cosa consiglio io? Decisamente consiglio il pasto post-workout. Per quale motivo? Perché in realtà quando voi consumate, mangiate un pasto, il vostro corpo inizia a digerire e i vari nutrienti dovrebbero stare comunque in circolazione nel vostro corpo, a meno che ovviamente non avete mangiato, che ne so, avete fatto un fast, un digiuno di 20 ore, allora non avete più niente in circolazione. Ma metti anche che tu vai a dormire, ti fai una bella cena consistente con le proteine, se tu la mattina dopo fai il digiuno intermittente, che è quello che faccio io, e mi alleno, metti a mezzogiorno, non devo per forza di cose fare un pasto pre-workout perché comunque avrò abbastanza nutrienti, abbastanza proteine in giro nel sangue che dal pasto del giorno prima, che non è essenziale fare il pasto pre-workout. Mentre col pasto post-workout è vero che la ricerca scientifica dimostra che ci sta questa finestra anabolica che è teorica e che dura molto più di 30 minuti, dura anche 2-3 ore, però è consigliato da tutti gli esponenti del bodybuilding naturale, tutti questi dottori, è consigliabile consumare 20-30 grammi di carboidrati, di proteine post workout entro 2 ore dopo l'allenamento. Questo è semplicemente perché quando mangiate post allenamento il vostro corpo è in un environment, quindi una situazione anabolica, quindi in realtà utilizza tutto quello che gli date per rifornire i muscoli di glicogeno e quindi se voi consumate il pasto post-workout entro quelle 2 ore dopo l'allenamento, vi potrebbe apportare dei benefici che sono ancora teorici. L'importante è nell'arco della giornata, però se dovessi scegliere il pasto pre-workout, andrei col pasto post-workout. Ovviamente, caveat, l'unica cosa sarebbe che voi state arrivando da una fase di digiuno lunghissima, non avete nemmeno energie per andare a fare l'allenamento, allora lì vi consumate il vostro pasto pre-workout. Spero. Ha senso? Boh. Vediamo. Yussi99, visto che l'estate si avvicina, potresti mostrare qualche esercizio per gli addominali o comunque come bisogna fare per diminuire il grasso in quell'area. Grazie, continua così che sei un grande. Grazie a te per la domanda, sei un grande. Direi una cosa importantissima: non possiamo bruciare grasso in una parte specifica del corpo, ovvero localized fat burning. Bruciare il grasso in una parte localizzata non è possibile perché fino a prova contraria la ricerca scientifica dimostra che bruciare i grassi è un effetto total body, ovvero tu devi entrare in deficit calorico, devi dare al tuo corpo meno energia di quante ne richiede per funzionare giornalmente e brucerai grasso in tutto il corpo. Allora, le aree in cui tu bruci grasso dipendono dalla genetica, dipendono da tutti noi. Abbiamo tutti dei posti in cui abbiamo più riserve di grasso e in cui il nostro corpo tende a mettere lì il grasso e tende anche a bruciare il grasso in queste aree dopo aver bruciato tutto il resto. Quindi,
Cosa succede con gli addominali, con i fianchi? In realtà il processo è lo stesso, deve sempre essere in deficit calorico, ma magari vi sembra che non state definendo l'addome. In realtà state definendo le altre parti del vostro corpo, state definendo le gambe, la schiena, le braccia, la faccia, e poi dopo che avete definito tutto questo, arriverà anche il tempo in cui definite gli addominali, in cui bruciate i fianchi. Quindi vi farò vedere un allenamento addominali per costruire il muscolo sottostante in un prossimo video, promesso. Però l'alimentazione è a capo del bruciare i grassi anche in quell'area. L'unica cosa che dovete fare è mantenere il deficit calorico per più a lungo. Quindi invece di fare 60 giorni, magari in 60 giorni hai bruciato il grasso dappertutto, tranne lì, continua, la stessa cosa che stai facendo, continua e vedrai che brucerai anche i grassi lì. Un'altra cosa, quando state molto in basso di body fat, non penso che si applica anche a tanti di voi, ma se state molto in basso con la body fat, quindi sotto l'11%, forse fare HIIT cardio a digiuno potrebbe mobilitare maggiormente i grassi. Quindi sapete quando vi dicono il cardio a digiuno brucia i grassi? In realtà non fa assolutamente differenza se state a una body fat maggiore come tanti di noi. Se però state proprio bassi e volete arrivare sotto il 10%, che è veramente shredded condition, cioè per una persona normale sarebbe troppo, quelli che vanno ad esempio sullo stage a fare le competizioni, allora lì la ricerca scientifica ha dimostrato che potrebbe in effetti fare una seduta di HIIT cardio, ovvero alta intensità, a pancia vuoto, potrebbe aiutare con bruciare stubborn body fat. Mattia Rossi, che progressione prediligi solitamente nei tuoi programmi di allenamento, volume, intensità o densità, o le usi tutte a rotazioni? Ottima domanda Mattia, in realtà se voi avete visto ho cambiato abbastanza le cose che dico, perché leggendo sempre più ricerca scientifica che esce ovviamente ogni anno diventiamo un po' più esperti in tutto questo. Quindi all'inizio pensavo che il sovraccarico progressivo di carico fosse la cosa assolutamente principale, e penso che ancora lo sia, cioè senza discussione, se voi non diventate più forti col passare del tempo non arriverete mai a mettere su tutta la massa muscolare che potete mettere, quindi dovete diventare più forti col passare del tempo. Allo stesso tempo un'altra ricerca scientifica, e anche Brashoff lo dimostra, che il volume sembrerebbe una chiave fondamentale per costruire più massa muscolare possibile. Infatti in un'ultimissima ricerca, mi sembra di quest'anno o dell'anno scorso addirittura, Dr. Brashoff ha dimostrato che fare semplicemente meno di 5 set a settimana per gruppo muscolare rispetto a fare più di 10 set per gruppo muscolare, entrambi aumentano la massa muscolare, perché ovviamente se continuate a diventare più forti entrambi anche con basso volume diventate più grossi, ma specialmente quelli che hanno fatto più di 10 set per gruppo muscolare a settimana hanno costruito, mi sembra, il 10% di massa muscolare invece del 5%, quindi praticamente il doppio rispetto a meno di 5 set a settimana. Che cosa vuol dire questo? Che in realtà entrambe le cose, sia carico che volume, sono importantissime per costruire la massa muscolare, per ottimizzare il nostro percorso, perché l'underlying motif dovrebbe essere che la progressione di carico è la cosa essenziale. Voi progredite di carico anche se state facendo il minimo volume, proprio 5 set per gruppo muscolare a settimana, niente, anche se aumentate di carico, col passare del tempo aumenterete la massa muscolare, l'ipertrofia muscolare. Però se voi volete farlo più rapidamente dovete fare un pochino più di volume. Vi consiglio di vedere il video sul volume se non l'avete ancora visto, che lì spiegavo esattamente i set che vi servono per ogni gruppo muscolare a settimana per massimizzare la vostra crescita muscolare. Quindi questa è la cosa importante. In più, se siete principianti dovreste semplicemente provare a migliorare di sessione in sessione. Principianti intermedi, direi. Voi ad esempio oggi fate 3 set, metti da 100 o da 3 set da 50 sulla panca piana. La volta dopo dovete provare, mantenendo lo stesso volume, quindi sempre 3 set da 10 sulla panca piana, dovete provare o aumentare la ripetizione, quindi 3 da 11, o aumentare il carico, quindi 3 set da 10, però aumentando a 51.25 metri chilogrammi. Questo è il primo modo di progressione. Se invece siete avanzati, è raccomandato usare un tipo di progressione che non sia lineare, bensì ondulata, in qualche modo in cui cambi le variabili di intensità e di volume. Però questo è per la gente avanzata, e penso che sul canale non ce ne stanno troppi. Quindi quello che pensavo di fare io è di scrivere magari un libro su queste due cose, mettendo insieme la ricerca scientifica, per chiunque volesse veramente approfondire il discorso, si va a leggere il libro e può capire, ok, io sono abbastanza avanzato, penso che sarebbe meglio fare una periodizzazione. Però per molti di noi, e come mi alleno io ancora in questo momento perché mi considero intermedio, sto provando semplicemente a spingere sempre di più di sessione in sessione, aumentare sia il volume che il carico. Speriamo abbia risolto la tua domanda. Faccio ancora una domanda, siamo arrivati già a, 15 minuti, whoops. Faccio un altro? Fatemi sapere se volete la parte 2 del Q&A.
It's Claudio, cosa ne pensi del coaching online? Aiuta veramente chi ha bisogno di mettersi in forma? Allora, come sapete io faccio del coaching online, ma non ve lo sto vendendo così, perché penso che tranquillamente vedendo tutti i miei video, leggendo le mie guide, vi ho messo a disposizione programmi gratuiti, potete trasformare assolutamente il vostro corpo. Non c'è bisogno di avere un coach online. Allo stesso tempo, se voi andate in palestra, i personal coach costano una cifra, costano tantissimo, però ok, stanno lì fisici, magari per alcuni di voi per le prime volte vi aiutano a capire come fare il movimento, eccetera, eccetera, però costano tantissimo. La cosa dell'online coach è che non devono essere lì fisicamente in persona, possono lavorare da casa tranquillamente, possono lavorare in qualsiasi orario, basta che rispondano alle email, basta che vi fanno capire di che siete veramente seguiti. E secondo me ci sono ovviamente coach online buoni, coach online cattivi, ma in generale il coach online potrebbe essere veramente di aiuto a tanti che vogliono cambiare, però uno o non hanno avuto tempo o non hanno tempo di leggere tutti i video, le cose, e hanno più bisogno di qualcuno che risponde alle loro domande quando gliene vengono, o due, per quelli che in realtà non hanno troppo motivazione ma vorrebbero veramente essere seguiti. Cosa succede? Siete seguiti da una persona che magari è il vostro coach, se io vi dico fate così, 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 voi anche con gli amici avete quella scusa e dite no, sto seguendo il coach, io faccio così, 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 quindi può anche servire come motivazione per un prezzo bassissimo. Quindi per un coach di qualità, l'online coaching va benissimo per alcuni di voi individui che o non hanno tempo o serve quella motivazione in più. Detto questo, se volete basta che mi mandate un'email e sarei veramente felice di lavorare con voi. Ovviamente mi mando i questionari e vediamo se riusciamo a farlo insieme. Quindi coaching online fatto bene, secondo me va benissimo, anche meglio, perché costa molto molto di meno e garantisce comunque all'altra persona quel supporto necessario. Come hai iniziato la carriera nel fitness, come hai sviluppato questo business e hai qualche consiglio per chi vuole iniziare? Ottima domanda, direi due cose. Ho iniziato semplicemente mettendo dei video, non sapevo che cosa stavo facendo. Mettete video, siete costanti, pazienti, aiutate la gente se potete gratuitamente, perché dovete far capire alla gente che questa è la vostra passione. Non state qui per fare soldi, state qua per aiutarvi, che è per il motivo per cui continuo a fare questi video, anche se alcuni magari non ottengono tante visualizzazioni, anche posto su Instagram ogni giorno, anche se a volte non sono tanti like, perché non è quello, è il fatto di poter aiutare almeno una persona con questo video. Questa cosa è importante, quindi mettete fuori tanti video, aiutate la gente. Penso che questo sia veramente tutto, non ci sono segreti, anch'io non ho ancora fatto niente, sto tutto lavorando, è un sacco di lavoro e determinazione, per questo dico che dovete avere la passione. Io più lo faccio, più mi appassiono e più voi mi commentate, mi lasciate un like, più vedo che questo canale riesce ad aiutare sempre più gente e più questa è la mia motivazione che mi continua a spingere. A livello economico, se ci state per fare i soldi, non fate i soldi, e questo magari ve ne parlerò in un prossimo video, perché penso che ci sia anche quello, la concezione che chissà se fai online business, YouTube, fai un sacco di soldi, che non è assolutamente vero. Per tutto il tempo che ci metti dentro, che ci dedichi, veramente non è praticamente niente. Quindi se tu sei appassionato del processo e del fatto che aiuti sempre più gente e non sei attaccato al fatto economico, ah sì, tieni, vendo i prodotti, allora puoi andare avanti. Aiuta la gente, questo è il mio consiglio principale. Penso che questo sarà la parte 1 del Q&A, ne faccio un secondo perché ho ancora un sacco di domande molto interessanti. Se state ancora qua, che guardate, che penso che per ora sono rimasto io alla telecamera, fatemelo sapere, vi ringrazio tantissimo, che apprezzo tantissimo. Spero sia stato più o meno interessante per voi, provo a mettere fuori più video. Ovviamente dovete capire che provo a combaciare studio e altre cose. Comunque, grazie ancora tantissimo, ci vediamo nella parte 2 del Q&A, buttateci un like che mi ha aiutato un sacco, ci vediamo nella parte 2.